Buongiorno. Allora, mi sto preparando stamattina esami, gli ultimi. Il brutto è che non posso mangiare assolutamente nulla. Ho ceduto col fondotinta. Comunque, come state? Io sono distrutta. Non riposo bene, quindi mi sveglio stanca, poi c'è sempre sta debolezza, se non è il ferro è sempre più. Ma comunque ci sveleranno tutto gli esami. Adesso mi preparo. Sono già vestita. Mi devo solo truccare, pettinare e ci sono. Stamattina Federico ha anche la gita. Andranno a teatro stamattina, quindi è felicissimo, è tutto euforico, come è giusto che sia, anche io così quando andavo in gita. E niente, quindi finisco di prepararmi e ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono tornata dagli esami fatti, ho anche già tolto il cerotto perché mi strappava proprio la pelle. E non ho filmato perché ho lasciato la videocamera a casa, insomma, tanto non sarei riuscita a filmarvi più di tanto perché comunque ci sono anche altre persone. Però, appunto, sono poi tornata a casa. Riccardo ha fatto anche un salto al Lidl. Sapete, quando vanno gli uomini a fare la spesa c'è sempre da aver paura, no? No, scherzi a parte, ha preso quasi tutte cose che ci servivano, a parte qualcosina che vedo che, insomma, ha preso di suo gusto, qualche goloseria come sempre. E quindi niente, in questo vlog, visto che non ho filmato praticamente nulla fuori, vi faccio vedere la spesa dentro al vlog, così almeno lo riempiamo un pochettino questo vlog, un po' così. E niente, quindi bando alle ciance, vi faccio vedere cosa ha acquistato Riccardo al Lidl. Allora, c'è un po' di spazio. Già qui vedo una birrona della Peroni, bella grande tra l'altro. Non credo sia da 66 questa, credo sia più grande. Boh, vabbè, comunque gigante. Poi 1 litro di latte. 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità, una confezione di mortadella IGP di Fratelli Beretta. Allora, i mini brownie della linea americana. Wow, ispirano parecchio, sono curiosissima di assaggiarli. Poi 2 bustine di parmigiano reggiano DOP. Poi una confezione di carne per Nanuccia. Una confezione di formaggio fresco simil Philadelphia. E il primo sacchetto è andato. Poi una confezione di tonno all'olio d'oliva, poi del pane, dai, per ora è stato bravo. Poi carciofini rustici, chissà che per chi sono questi ragazze, ma chi lo sa, che buoni. Poi pomodori, questi qua nella retina devo ammettere che durano tanto e sono molto gustosi, quindi mi sento di consigliarveli se nel vostro Lidl di fiducia ci sono, insomma, non gli davo un centesimo, invece sono molto buoni. Poi una confezione di mais gigante, questa qua è da 3,40. Poi una confezione di mozzarelle di bufala, penso si sia sbagliato perché mi aveva chiesto se volevo le mozzarelle, non mi ha specificato di bufala, però
erano probabilmente in offerta. Mettiamole qua. E poi una confezioncina di mele rosse. E anche questo sacchettino è andato. Poi passiamo di qua. Allora, qui abbiamo uova fresche medie, le mie amate banane, non riesco a stare senza, i dischetti di cotone per me, per struccarmi, poi budini al cioccolato, questo qua con la panna, sono molto buoni e costano veramente poco, effettivamente questi qua, poi qua c'è l'altro Philadelphia, lo mettiamo insieme all'altro, poi... Ah sì, le alghe perché mi ha chiesto, non ha trovato il riso per il sushi, sempre alla Lidl, però visto che ho intenzione di rifare il sushi, diciamo vegetariano, senza pesce crudo ovviamente, però 5 fogli di alga, 99 centesimi, è veramente un buon prezzo, quindi insomma gli ho chiesto di prenderli e poi prenderò il riso ancora. Poi crescenza, ovviamente stracchino, poi aiuto, con una mano è sempre complicato, succhi di frutta per Federico alla polpa di pesca, yogurt bianchi per me, questi qua, e basta, anche questo sacchettino infinito. Poi qua abbiamo del pane, 2 pacchetti di pane americano, il nostro preferito, ormai lo sapete, per eccellenza. Adesso tra l'altro c'è anche da Eurospin, mi pare. Adesso oggi era di strada da Lidl, ma anche Eurospin ce l'ha. 2 sacchettini di minestrone, qui non c'è altro, quindi evito di tirarli fuori perché bagno ovunque. E poi c'è ancora un sacchetto di qua. Facciamo il giro. Allora, qua c'è gli altri 2 budini perché siamo in 3, quindi ne ho presi 3. Qua ci sono dei Wuerster brioche, poi dei finocchi. Poi i soliti plum cake, che è l'unica merendina, diciamo, più leggera che mi piace mangiare, quindi questi con lo yogurt magro. E poi sottilette light, per il toast o per insomma qualcosa. Un dentifricio per noi. E questi fagottini al cioccolato che Fede adora, quindi glieli ha presi. Non riesco a staccarli, perfetto. E poi c'è questo rotolo qui da 6 di Cartigenica. Credo di avervi fatto vedere tutto. I prezzi non li so. Al massimo vi posso far vedere il totale di tutto questo che ha comprato, 53,06, e i prezzi sono all'incirca questi. Così vi fate un'idea, insomma, dei prezzi veramente comunque conveniente Lidl. L'Eurospin è ancora un po' più conveniente, però devo dire che anche Lidl, insomma, dai, non è male. Bene, vado a sistemare questo casino e ci vediamo tra poco. Buongiorno ragazze, avrete intuito che oggi è il giorno dopo. Ieri non sono più riuscita a vloggare e quindi continuo oggi. Sto andando a fare un saluto alla mia amica che ci troviamo, abitiamo vicine, quindi ci troviamo sempre qua nella piazzetta. E poi devo passare anche, approfitto che devo passare anche in farmacia e al CRAI a prendere proprio 2 cosine che ho dimenticato, che mi ho dimenticato ieri facendo spesa da Lidl. E niente, quindi ci vediamo poi tra poco. Eccomi tornata, mi sono anche già messa comoda in pigiama
E niente, alla fine sono andata al supermercatino che c'è qua dopo aver visto la mia amica. E in farmacia, appunto, in farmacia ho preso giusto tachipirine, insomma, farmaci da banco, niente di che mi mancavano. Poi al CRAI ho preso un piccolo detersivo, questo qua è un 18 lavaggi. Sì, ce n'è 900 ml ed era in offerta 1,99 euro. Ho preso questo per non stracaricarmi troppo con il peso. E poi ho preso un pacchettino di biscottini, questi qua, le gocciole al cioccolato che Fede preferisce rispetto alle gallette, quelle che mangio io, un po' più insomma in sapore. E poi il fidanzato della mia amica ha mandato tre tortini. Lui è un cuoco bravissimo, quindi quando manda qualcosina sono sempre strafelice. Poi è veramente bravo a cucinare, è proprio un cuoco. E quindi sono curiosissima di assaggiare i suoi tortini. Dopo magari assaggerò il mio perché non posso toccare quelli di Ricky e Fede. Vabbè, qua c'è lo scontrino e poi dolcis in fundo. Sono rimasta felicissima perché in farmacia c'era praticamente una specie di cesto di vimini con dentro tutte queste buste. E non riuscivo a capire con la mia amica se fossero, insomma, cercavo un prezzo, capire che cosa ci fosse dentro, insomma. Insomma, alla resa dei conti sono venuta a scoprire che sono buste omaggio, sono dei campioni omaggio per chi è appunto in dolce attesa. E quindi mi hanno vista appunto col pancione e mi fanno: no, ma lo può prendere gratuitamente. E io tutta felice, grazie, va bene. Quindi adesso lo apro con voi perché non ho ancora guardato cosa c'è dentro. Tra l'altro sono troppo bellini questi due bimbi girasole della linea Annie Geddes. E niente, quindi andiamo ad aprirla insieme e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, la prima busta che salta proprio all'occhio è questa qui con questi orsacchiotti, leoncino e pulcino della Pampers Progressi. Tra l'altro io amo queste bustine, cioè anche questa che è veramente grande perché ci si può mettere dentro delle cose, può essere riutilizzata, secondo me è molto utile. Per dire, in questa qua, anche solo nella borsa del passeggino, per non mettere i pannolini proprio buttati così nella borsa, per isolarli dalla sporcizia, da qualsiasi altro materiale, secondo me è super utile. Quindi questa la riutilizzerò sicuramente per i pannolini perché è molto carina. E vediamo cosa c'è dentro. All'interno ci sono due pannolini da provare della linea appunto Pampers Progressi 3-6 kg, quindi perfetti per quando arriva Alessandro. Adesso vedo se tenerli nella borsa appunto del passeggino per le emergenze o se provarli, insomma, vedere come sono. Poi un adesivo, che carino. Con scritto bimbo a bordo da appunto appiccicare al vetro della macchina, queste cosine qua. Poi un opuscolino con tutte le linee dei pannolini della linea Pampers. Qua spiega tutti i pannolini, è troppo carina come idea. Dietro c'è guarda che progressi e qua potete mettere le foto, primo mese, secondo mese, terzo mese, e mettere la data e tutti i suoi vari progressi fino al 12° mese, fino a un anno di vita del bimbo o della bimba. Veramente carino, molto molto originale. Poi c'è un paio di sconti da 1 euro per i pannolini, per questa linea Pannolini Progressi, un altro buono sconto per salviette, penso, sempre buoni sconto, sì, per salviettine. E poi, wow, un pacchettino di salviettine da 12. 12 salviettine, questo qua anche lo potrei mettere nella borsa del passeggino da tenere per quando sono fuori. Che profumo
Buonissimo, tra l'altro. Ripristina all'istante il pH della pelle, prodotto in Italia, delicato sulla pelle senza sapone e senza alcol. Il profumo è qualcosa di inebriante. Buonissimo. Buono, buono, buono. Quindi questo è il contenuto della busta della Pampers, che rimetto dentro così lo faccio vedere poi anche a Riccardo stasera. Veramente carino. Una bella idea, molto utile. Poi, sempre all'interno della busta verde, guardo cosa c'è d'altro. C'è questo detergente intimo da utilizzare in gravidanza e in postpartum, quindi potrei portarmelo come campione in ospedale da utilizzare per il postpartum. Insomma, favorisce il mantenimento del benessere della salute intima, l'equilibrio, eccetera, eccetera, e per evitare infezioni, quindi super utile da provare. Poi c'è una bustina della Hip, benvenuta mamma, che carino, con l'elefantino. Allora, qui c'è un altro adesivo per la macchina, bebè a bordo, con l'elefantino. Poi ci sono vari opuscoli che spiegano tutti i prodotti della Hip. Un altro opuscolino che spiega appunto gli omogenizzati, come lavora la Hip, insomma. E poi ci sono due campioncini. Questo è un gel detergente corpo e capelli. E questo qui è una crema protettiva emolliente baby da provare. E poi un altro opuscolino con un campioncino di tisanina per bambini da assaggiare, la vedete lì incastrata. Anche questo è super utile. E soprattutto anche la bustina, che è un pochino più piccina, però potrei sicuramente trovarle una funzione prima o poi, perché servono sempre queste cosine con i bambini piccoli. Poi invece all'interno della busta verde c'è ancora un opuscolino della Napisan che spiega i trucchi per una casa sicura e pulita. Poi una rivista, wow, io e il mio bambino che comunque acquisto, quindi ho risparmiato una rivista di febbraio, perché appunto di febbraio 2019. E poi wow, anche questo della Lee Bernard, tre flaconcini di fisiologica, sì, che appunto ho già comprato, ma comunque serviranno sicuramente, e li metto nel fasciatoio, una cosa in più che aggiungerò nel fasciatoio, oppure li tengo appunto sempre nella borsa per quando usciamo, che non si sa mai se ha il nasino chiuso, qualsiasi cosa può essere utile. Questo è il contenuto di questa bustina, che tra l'altro ha anche il gancetto ed è un tessuto barra plastica. Molto, questo è tutto tessuto, invece questa è una plastica tessuto, non so spiegare, però si può riutilizzare, molto molto carino. E niente, anche questo ve l'ho fatto vedere. Io adesso vado a pranzare perché è praticamente mezzogiorno. E, insomma, mi rilasso un momentino, pranzo e ci vediamo più tardi. Allora, ragazze, salto temporale, scusatemi. Nel frattempo è tornato Ricky a casa, gli ho preparato il pranzo e adesso è uscito appunto per andarlo a prendere a scuola, perché volevano andare in un negozio che è aperto da poco qua in zona, che appunto gli avrebbe dato due dritte su come si gioca con le carte Pokémon, visto che loro sono loro, principalmente Fede, però anche a Ricky piace il genere, quindi insomma è andato volentieri a capire un attimo come si gioca bene a questo gioco di carte che a Fede piace molto. E sono un po' arrabbiata perché, come sapete, come vi ho già anticipato in un altro vlog, ho saputo all'ultimo dalla mia ginecologa di questo bilancio di salute preparto.
Ho chiamato l'ospedale dove intendo partorire e ovviamente non c'è più posto. Tra l'altro, la dottoressa, non so con chi ho parlato, l'ostetrica con cui ho parlato, aveva trovato un posticino a 37 più 4 cioè 37 settimane più 4, però l'altra ostetrica o la ginecologa dietro in sottofondo ho sentito che ha detto un simpatico assolutamente no, e quindi niente, e quindi non c'era proprio posto. Ho chiesto cosa dovevo fare e niente, mi hanno detto che comunque non cambia nulla, che semplicemente loro non avranno questa cartella, diciamo, già pronta per quando sarà il momento X. Mi dispiace comunque perché non è una cosa che dipesa da me. E niente, quindi devo fare anche un altro esame ancora, l'ultimo, che anche lì. Chiama di qua, chiama di là, c'è chi non ti risponde, c'è chi non ti sa dare delle risposte, cioè, questa è l'Italia, ragazze. Questa voi magari lo saprete anche meglio di me, perché comunque ci passiamo tutti, bene o male, ed è stressante, perché comunque chiami, non lo sanno, poi chiami il centro di prenotazione, ah, non deve prenotare qua, deve chiamare questo numero, poi chiami quel numero, non ti risponde nessuno, e poi riprovi e non ti risponde di nuovo nessuno, riprovi il giorno dopo, alla fine i giorni passano, non si trova a posto, e alla fine le esenzioni a cosa servono? A niente, perché poi alla fine gli esami che ci sono nell'agenda della gravidanza non riesci a sfruttarli perché ti fanno perdere un sacco di tempo e devi farteli a pagamento, cioè alla fine è un po' uno schifo, cioè nel senso mi dispiace però, cioè, vabbè, lasciamo perdere perché poi alla fine uno si arrabbia, si innervosisce, non è proprio il caso, però scappa un po' la pazienza perché alla fine non riesce a combinare mai nulla se non sempre facendo le corse. E io adesso che sono a termine non riesco a correre in tutti i sensi perché poi mi agito, perché appunto anche le visite, farle all'ultimo secondo per me non va bene perché poi è un disagio unico. Io ho anche Federico da portare a scuola, insomma ci sono tante cose per cui non è possibile correre all'ultimo secondo, cioè deve esserci un'organizzazione migliore, ma vabbè, la sanità nazionale la conosciamo tutti quanti. Vabbè, detto ciò, lasciamo perdere. Adesso ho scritto appunto alla mia ginecologa, vediamo un attimino se mi aiuta a trovare una soluzione per quest'ultimo esame, perché nessuno mi risponde, nessuno mi sa dire, magari lei riesce ad aiutarmi, anche perché, ahimè, insomma, l'aver saputo troppo tardi di questo bilancio di salute mi ha portato non pochi disagi, quindi spero che riesca a trovarmi una soluzione alla ginecologa. E niente, ora vi volevo anche far vedere, cambiando argomento, che magari così mi calmo perché poi mi innervosisco, il marsupio di Alessandra, cioè il marsupio che abbiamo preso per quando arriverà Alessandra. Scusate il buio, ma lo porto di là, così ve lo faccio vedere, che tra l'altro è carinissimo perché ha praticamente gli stessi colori del passeggino, cioè color jeans. Aspettate che lo tiro fuori dalla scatola. Aiuto. Allora, è fatto così. Guardate che carino. Con questo orsacchiotto della Foppa Pedretti e si può utilizzare Ops. E si può utilizzare, aiuto, c'era sia in rosso che in jeans, color jeans, dai 3,5 kg, quindi comunque già da quando è proprio piccola piccola, e lo utilizzerò anche solo per quando devo solo scendere a portare Fede a scuola, è inutile che mi tiro giù tutto il passeggino. E questo qua è il supporto per la schiena del bimbo con struttura termomodellata, spalline facili da regolare, molto confortevoli grazie alle imbottiture extra. Poi ha la cintura regolabile con rinforzo lombare e il bimbo può essere rivolto verso strada o verso la mamma. Ovviamente
ai primi tempi verso la mamma. E non, vabbè, appunto, dai 3,5 kg in poi. Molto molto carino è questo qua. Molto marsupiotto si chiama e mi è piaciuto tantissimo. E niente, io adesso mi riprendo e ci vediamo tra pochissimo. Allora, ragazze, sto per struccare. Dopo altre 2 ore passate a telefonare a destra e a sinistra, vi do una buona notizia. Quindi ho pensato di fare ancora 2 chiacchiere insieme a voi e di tenerci ancora un po' di compagnia, visto che ho messo su a cuocere carote e patate. Voglio fare una specie di vellutata di carote. E ci tenevo appunto anche ad aggiornarvi in merito, perché ormai lo sapete, mi piace insomma condividere con voi cosa mi succede e cosa no, tutto è un ricordo, bene o male, anche se certi ricordi sarebbe meglio accantonarli, perché oggi mi sono proprio arrabbiata e innervosita, non per nulla ho anche un dolorino alla panzotta. Alla fine buone notizie, perché la mia ginecologa mi ha salvata letteralmente. E niente, praticamente l'esame che mi manca me lo farà lei direttamente dove lavora, in ospedale, e quindi sono contenta perché ho risolto. Tra l'altro ci sarà anche Ricky quando devo andare a farlo, quindi ho tirato su un sospiro di sollievo, perché poi è un esame abbastanza importante per il parto, quindi sono contenta di aver risolto, ragazze, ero già disperata, quindi anche questa ce la siamo tolta, insomma. Adesso poi voglio prendermi l'agenda della gravidanza, mettere altre almeno 2 buste crystal in più, quelle lì trasparenti, e ordinare bene tutti gli esami, perché poi col fatto che non sono riuscita a fare questo benedetto bilancio di salute, che appunto avrebbe previsto una cartella da parte dell'ospedale in cui sapevano già bene tutti i miei dati, però fa niente, anche la ginecologa mi ha detto che non è nulla di così insomma grave, e che l'importante è che io arrivi nel momento clou con l'agenda, con tutti i miei esami fatti, tutto quello che insomma serve per tutto qui. Ce la faccio oggi, sono un po' sclerata, un po' sclerotica, ragazze, perdonatemi, sono veramente stressata. E no, comunque tutto bene quel che finisce bene, quindi ci tenevo a farvelo sapere. E poi appunto, ripeto, per il fatidico bilancio di salute, che quando ho avuto Fede non c'era neanche, tra l'altro, quindi non ne sapevo proprio nulla. Niente, l'importante è che io arrivi al momento clou con tutti i documenti sistemati, ma poi ci si ritrova sempre nel momento X che scleri, non trovi i documenti, almeno per quanto mi riguarda è sempre così, quindi preferisco essere ben organizzata, tranquilla, non avere altre ansie oltre a quelle che avrò già. E niente, quindi ci tenevo insomma a farvi sapere che ho risolto. Ho risolto. Non vedo l'ora di papparmi in tranquillità questa sera, perché mi sono rovinata veramente il pomeriggio, di papparmi in tranquillità la mia vellutata di carote insieme ai miei amori, e poi di guardarmi un film o un pezzettino di Sanremo, adesso vedo. Non mi sta entusiasmando, diciamo che lo sto guardando, voi l'avete visto, fatemi sapere nei commenti. Mi ha colpito tantissimo, andate a vedervi anche il video, la canzone di Bocelli con il figlio, è veramente bella, anche il video proprio su YouTube la trovate. E poi altre che proprio mi hanno colpito non ce ne sono, principalmente quella di Bocelli, che non so neanche se è in gara, tra l'altro forse era semplicemente un ospite. Però mi è piaciuta tantissimo. Non le ho neanche sentite tutte, credo, perché dopo una certa ora mi addormento, sono stanca e poi dormo male, la pancia ora è sempre più grossa, nonostante utilizzi il cuscino della gravidanza, ma faccio proprio fatica a dormire, mi giro, mi rigiro spesso, e quindi dormendo male poi di giorno
non riesco poi la sera a resistere più di tanto. Questo è un vlog un po' confusionario, me ne rendo conto, però sono in un periodo confusionario alla fine. E poi, insomma, ragazze, ormai lo sapete, i miei vlog sono di vita vera, quindi spero che vi piacciono per quello che sono. A volte c'è la giornata spensierata in cui si va al cinema, in cui ci si diverte, in cui si esce, o ci sono i vlog in cui sono andata al mare, in montagna, però questi sono vlog di gravidanza, di pensieri, problemi, ansie. E io, insomma, nei limiti del possibile cerco di trasmettervi le mie emozioni, le mie paure, i miei problemi, come appunto ho fatto prima. Insomma, spero mi apprezziate per quello che sono e per il momento che sto vivendo, soprattutto, quindi c'è un momento per tutto. E ci sarà anche un momento di gioia infinita quando ce l'avremo tra le braccia e mancherà sempre meno, sempre, sempre meno. E niente, io adesso vado a controllare la mia vellutata. Spero che il vlog vi sia piaciuto, deve essere venuto un vlog infinito, però vabbè, so che a voi solitamente piace, quindi in caso lasciate un like. Se non siete ancora iscritte, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commentino di supporto per questi momenti un po' sclerotici. E niente, un bacione immenso e al prossimo video. Ciao!